Ed eccoci qua, mappa 6 di Doom, Central Processing e niente, 4 segreti, 177 nemici. Ma sì, abbiamo un po' di lavoro da fare. Allora, intanto non ci facciamo sparare, troppo tardi. Allora, occhio allo shotgunner all'imp, andiamo di qui, dove prendiamo tutte le munizioni possibili. E ho fatto una cazzata, non dovevo sparare al barile. Ok, non importa. Stiamo attenti comunque perché qua abbiamo la scheda rossa e oltre a questo abbiamo il chain gun, ma come se non bastasse, una volta presa si attiverà una trappolina con un po' di nemici che non sono un grosso problema, devo dire la verità. Stavo cercando appunto di pensare subito agli shotgunner, che sono quelli che mi preoccupano un po' di più. A livelli bassi non tanto, ma quando si gioca ad ultraviolence diciamo che bisogna un attimo tenerli d'occhio, che potrebbero essere abbastanza fastidiosi. Ok, eliminiamo questi nemici. Anche te, anche te. Sparatevi tra di voi, perfetto, bravissimi. Molto bene. E tu vuoi esplodere? Sì. Ok, perfetto. Abbiamo eliminato di nuovo tutti i nemici. Armaturina. E proseguiamo. Allora, adesso. E voi da dove siete comparsi, scusate? Vabbè, meglio averli trovati che no. Ok, guardate quella stanza lì. Sparate dritto e fate esplodere i barilotti perché all'interno c'erano tre imp dei nemici. E qua potrete trovare dell'armatura, della salute e delle munizioni per il fucile a pompa. Adesso potremmo andare alla scheda rossa, ma voglio andare prima a fare un giro di qua perché è una zona che solitamente ignoro. Dove ci servirà la scheda gialla, ma poi la prenderemo. Ho sentito l'imp. Eh sì, l'imp. Il pinky qui. Ok, è andato. Molto, molto, molto bene. Sono stato colpito alle spalle da un imp, quindi occhio. E ci siamo vendicati, perfetto. Ehi, zombie man. Ok, molto perfetto. Ok. Ora, ammazziamo anche quest'altro pinky e quel demone lì sopra. Spectre, scusate. Nel libro li chiamano sempre in modo diverso. E niente, torniamo dalla scheda rossa, cioè dalla porta della scheda rossa. Apriamo e cominciate già a sparare perché ci saranno un paio di hitscanner ad aspettarvi. Eccoli qui. Perfetto. Ok. Bam. Avvicinandoci alla scheda blu si aprirà questa porta con una piccola trappolina, ma che riusciremo ovviamente a buttare giù molto in fretta. Adesso, in questo punto, scendete qua sotto, prendete la tuta antiradiazioni e cominciate a correre di qua, dove ci sono tre armature, il primo segreto e la Megasphere. Dopodiché andate di qua e prendete il secondo segreto. Volete le munizioni, l'armatura, la salute, quel che volete, dei razzi, perché no? E poi proseguiamo. Ora che abbiamo la scheda blu possiamo andare alla porta blu. Che logica, eh? Che si trova di qui. Spariamo tutti questi nemici che si trovano in mezzo alle scatole, così da poterli eliminare subito facilmente senza troppi problemi. Così finite le munizioni. Ok, finite le munizioni. Da imp. Ok, bravissimo. Apriamo la porta e. Questo è un pezzo che odio, il labirinto. Un altro labirinto, tanto per cambiare. Dovrò stare un po' attento perché non vorrei dimenticarmi i nemici qui in giro. Poi fai gli scherzetti. Ok, andiamo di qui, dove dovremo premere questo pulsante. E proseguendo all'interno di questo corridoino. Anzi, prima di andare dove dico io. Ecco. Si è aperta la porta con i nemici, ma non ci preoccupano adesso. Tu magari un po' sì. Levati, levati. Ok, siamo tornati tutto indietro. E ora posso rifare il giro al contrario per andare dove vi dicevo prima. Prendiamo qui armatura. Qua ci saranno delle armature che ci indicano praticamente con una freccia che c'è un computerino che ci sblocca tutta la mappa. Armaturina. Ok, siamo completamente al massimo.
E niente, possiamo andare avanti. Dove sono andati quegli imp? Dove sono finiti? Disgraziati, vi stavo aspettando. Eccoli qui. Molto bene. Andiamo qui. Scheda gialla, le munizioni. E occhio che si è aperta la porta qui con un po' di nemici. Ok. Fortunatamente sembra che abbiano subito fatto dell'infight, quindi ci rimangono solamente i pinky. Sono Spectre. Diamo le altre munizioni e andiamo avanti. Torniamo indietro qui. E occhio perché adesso, se ci allontaniamo un po', magari è meglio. Cioè, non volevo allontanarmi, volevo fare un po' di strage. Ma che non posso fare perché quello che volevo fare mi è stato impedito. Perché questi qua mi hanno bloccato la strada. Beh, molto bene. Corriamo dentro questa zona che si è aperta. Finendo tutto quanto col pulsante della porta con la scheda blu. E premiamo sul muro qui, dove si troverà un bellissimo, fantastico lanciarazzi. Ah, molto bello, è vero, molto bello. Ma non abbiamo ancora finito, ovviamente. Torniamo dalla scheda, scusate, dalla porta blu, gialla, minchia, anche i colori. Però prima passate di qua. Passate di qui, fate tutto il corridoio e prendete, recuperate l'ultimo segreto. Ora abbiamo abbastanza razzi da poter finire la partita senza troppi problemi. Infatti li utilizzo perché sennò è ingiusto. Prendiamo qui. Ma da dove spara? Dove spara? Allora, saliamo qua sopra. Occhio agli imp, perché vi faranno questa trappola. Voi siete bravi, forti e belli. Cominciamo a sparare. Tieni questo. Anche tu. Premiamo il pulsante. Disintegriamo lo Zombieman. Disintegriamo lo Spectre. Spariamo ai nemici. Pensate di essere furbi a mettervi lì tutti insieme? Non penso proprio. Comunque, qua sotto c'è una tuta antiradiazione nel caso dovesse servire. Io la prendo perché sì. Molto bene. Adesso, occhio perché questa stanza è davvero infamella. Ma noi non ci faremo fregare. Soprattutto avendo anche il massimo della salute. Allora, prendiamo tutte le munizioni che riusciamo. Facciamoci quel shotgunner. Armatura. C'è ancora. Allora. Sopra. Avete sentito una porta che si è aperta? Esatto. Ci saranno nemici. Ora, non fatevi fregare. Sembra che sia finita. Ma se noi andiamo. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Adesso, se noi premiamo su quel pulsante, riceveremo un bel benvenuto. E siccome le porte sono chiuse, dobbiamo riuscire a tenere a distanza questi pinchi. Ho utilizzato i razzi apposta, così almeno da poter avere un attimino di bonus, di tregua. Boom. No, dove sei? 176 nemici. Dimmi che tu sei qua dentro. Sì, ok, meno male. Ah, sei bloccato? Olè! Abbiamo completato di nuovo la mappa al 100% con tutti i segreti e tutte le uccisioni. E possiamo terminare anche qui un'altra mappa. 9 minuti. Vabbè, dai, almeno abbiamo fatto un po' tutto. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!